E nonostante il turismo si sta per chiudere un anno molto duro per il sistema economico romano e laziale e il 2012 rischia di essere anche peggiore, come confermato dalla CNA, una delle associazioni che rappresenta le piccole imprese, tutto nel nostro consueto spazio economia. Il 2011 è stato un anno terribile, ma nel 2012 le cose potrebbero andare anche peggio. È un allarme in piena regola quello lanciato dal mondo dell'impresa al termine di 12 mesi durissimi, che hanno certificato lo stato di crisi del sistema produttivo capitolino. La CNA, una delle associazioni che rappresenta le piccole aziende e gli artigiani, chiede dunque un deciso cambio di passo alle istituzioni locali per cercare di salvare il salvabile. I dati d'altronde non lasciano spazio a dubbi o tentennamenti, a farla da padrone è sempre il segno meno, pesante la flessione del fatturato e della produzione, in drastico calo anche l'indicatore della fiducia, mentre gli investimenti in innovazione e sviluppo sono ormai ridotti all'osso. Particolarmente grave la situazione delle piccole imprese, quelle con meno di 9 lavoratori. La stretta creditizia si sta facendo sentire soprattutto su di loro, con pesanti ripercussioni in termini di occupazione. Le imprese del nostro territorio hanno resistito con forza a questo momento di crisi, però già da 2 o 3 anni hanno impegnato molte delle loro risorse per resistere. E avendo di fronte uno scenario di 2 o 3 anni di crisi o di problemi che si continueranno, credo che il credito sarà un punto fondamentale per dare gli strumenti a queste imprese per superare questo momento. Il 2012 però si preannuncia ancora peggiore, l'economia romana e laziale dovrebbe entrare ufficialmente in recessione, un tunnel lunghissimo di cui al momento si fatica a vedere la fine. Secondo le stime, i valori precedenti alla crisi verranno recuperati solo nel 2014. Noi monitoriamo da diverso tempo le aspettative delle imprese e le previsioni non sono buone. Ricerchiamo qualche buon segnale, ma è difficile da scorgersi.